Si deciderà tutto negli ultimi 90 minuti. Se il Fano vorrà salvarsi, dovrà battere fuori casa l'Imolese, evitando di fatto la retrocessione in Serie D. Sabato scorso, nel match di andata, i Granata non sono andati oltre lo 0-0 casalingo, sbattendo sul muro sorretto dagli ospiti. Allo stadio Mancini è andata in scena una partita di grande intensità, che ha visto l'Alma Juventus Fano avere la meglio, ma senza concretizzare alcuna rete. Il ritorno, che si giocherà a Imola sabato 29 alle ore 17:30, sarà decisivo per le due squadre e il Fano potrà solamente vincere per via del miglior posizionamento in classifica della squadra emiliana. Una grande prestazione, ero fiducioso e convinto che questa squadra mettesse dentro tutto per loro, per la società, per la città, per i tifosi. Sappiamo che era una partita comunque delicata, abbiamo fatto una grande partita, abbiamo concesso un'azione da gol a loro e poi abbiamo creato, abbiamo spinto, abbiamo fatto, quindi ci è mancato solo il gol. Io non posso avere i problemi dei ragazzi, una formazione rimaneggiata, però voglio che giochino con lo stesso cuore, con lo stesso spirito, con la stessa fame, con la stessa ambizione. Praticamente abbiamo fatto una grande partita, abbiamo preparata benissimo, ma bravi loro, ci è mancato veramente solo il gol, è un peccato. Se Tacchinardi parla di grande prestazione, di certo possono dire lo stesso coloro che hanno trionfato nella due giorni di Pesaro, andata in scena sabato con il triathlon sprint e domenica con i campionati italiani di duathlon classico. L'evento ha coinvolto un numero record di partecipanti, ben 867 erano gli atleti che hanno tentato di tagliare il traguardo a Baia Flaminia, al termine di due prove complicate ma gradite dai partecipanti per la bellezza paesaggistica. Sconfitta indigesta per il football americano locale, che vede gli Angels perdere per 14-7 a Roma contro i Ducks. L'opportunità di andare ai playoff ora si complica e tutto si deciderà nella partita del 13 giugno che i pesaresi dovranno inevitabilmente vincere contro i nuovi Grifoni Perugia. Una partita molto combattuta, risultato molto stretto. Loro hanno segnato all'inizio nel primo drive, fortunatamente non hanno trasformato, siamo riusciti a segnare poi noi col nostro attacco cambiando un po' di cose perché purtroppo abbiamo tre assenti in attacco nelle posizioni chiave e giocatori di destrezza, questo ci ha penalizzato molto, nonostante ciò siamo riusciti a segnare trasformando il calcio per il 7-6, dopodiché ha regnato un sostanziale equilibrio e un nostro errore su un fumble offensivo gli ha consentito di recuperare la palla e ritornarla in touchdown. Questo è quanto, abbiamo ancora la possibilità di andare playoff battendo Perugia nel prossimo incontro, speriamo di riuscirci. Trionfo storico invece per la Megabox, che nel fine settimana si è imposta per 3-7-0 contro la Green Warriors, battendola nella serie per 2-1, guadagnando così l'accesso alla finale contro la Pinerolo. Il sogno verso la 1 partirà mercoledì in Piemonte, mentre gara 2 ed eventuale bella si disputeranno al Pala Dionigi di Montecchio.